organi su chip, estate, SOS ambiente e ancora vedere un film mentre guidi. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Organi riprodotti su chip. Ecco la nuova frontiera nel campo della ricerca farmaceutica. Si tratta di un mercato in via di sviluppo che ha l'obiettivo di ricreare repliche in vitro di organi e patologie umane su cui fare esperimenti. A Milano, dal 2017, esiste una startup spin-off del Politecnico che opera in questo settore. Ai microfoni di Pop Economy, l'amministratore delegato di BioMIMS, Paola Ochetta. Il nostro obiettivo principale è quello di sviluppare modelli preclinici alternativi che possano supportare il processo di sviluppo dei farmaci. In particolare sviluppiamo quelli che si chiamano organi su chip battenti, che sono repliche miniaturizzate viventi create in laboratorio di organi e patologie umane. A oggi, sviluppare una nuova terapia non è così efficiente come può sembrare. Servono circa 12 anni, un sacco di soldi e i rischi di fallimento sono molto elevati. Questo perché i modelli che vengono utilizzati oggi per testare i farmaci prima di arrivare sull'uomo, quindi essenzialmente i modelli animali, non sono abbastanza rappresentativi della risposta che sarà poi quella dei pazienti. Per questo motivo BioMIMS si è posto come missione la creazione di modelli preclinici avanzati che possano sostituire in futuro i modelli animali e dare risposte molto più predittive, molto più simili a quelle che sono poi le risposte ottenute in fase di test su pazienti. Ma quali sono le applicazioni di questa nuova tecnologia e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. L'estate è alle porte e con lei il sole, la spiaggia e l'abbronzatura. Ma attenzione, riparare la vostra pelle dai raggi solari potrebbe nuocere all'ambiente. Perché? È presto detto. Uno studio pubblicato sul Marine Pollution Bulletin afferma che le sostanze chimiche presenti nelle lozioni solari si stanno accumulando nelle alghe marine mediterranee. In particolare nella posidonia oceanica, che svolge un ruolo cruciale nel mantenimento di un sano ecosistema oceanico. Ricerche precedenti hanno scoperto che alcune sostanze chimiche per la protezione solare con filtro UV sono dannose per tartarughe, pesci e delfini. Non solo, questi componenti colpiscono anche le barriere coralline e per questo sono stati vietati nelle destinazioni turistiche di Hawaii, Florida e Palau. Sono necessarie altre ricerche per capire quali effetti specifici le lozioni solari producano sulla posidonia. Speriamo non si debba scegliere tra proteggere la nostra pelle e l'ambiente che ci circonda. Guardare un film mentre sei al volante, no, non è uno scherzo, ma il nuovo aggiornamento proposto per le auto a guida autonoma nelle autostrade dal Dipartimento dei Trasporti britannico. Chi siede al posto di guida potrà infatti utilizzare gli schermi integrati dell'auto per guardare film e serie TV. Le nuove regole stabiliscono inoltre che le compagnie di assicurazioni saranno finanziariamente responsabili per gli incidenti con le auto a guida autonoma. Chi è al volante deve essere pronto a riprendere il controllo dell'auto quando richiesto, ad esempio all'uscita del casello autostradale. Ma in altre circostanze l'auto è completamente autonoma e il conducente dunque non ha alcuna responsabilità.
un settore, quello delle auto senza conducente, ancora in via di sviluppo e Inghilterra, Galles e Scozia stanno preparando una normativa proprio per regolare le auto a guida autonoma, dal momento che nel Regno Unito potrebbero iniziare a circolare già da fine anno.